La guerra. La guerra non cambia mai. Sin dalla comparsa dell'uomo sulla Terra, quando i nostri progenitori scoprirono il potere omicida di pietre e ossi, è stato versato sangue in nome di Dio, della giustizia. Chi è che uccide anche con solo le pietre di un semplice momento di rabbia? Di questi giorni. Nell'anno 2077, dopo millenni di conflitti armati, la natura distruttiva dell'uomo era arrivata alla saturazione. Saturazione, colore. Il mondo era sprofondato in un abisso di devastazione atomica e di radiazioni. Ma non era, come molti sostenevano, la fine del mondo. L'Apocalisse era semplicemente il preludio di un nuovo, sanguinoso capitolo della storia dell'umanità. Mi piace la parola. Perché l'uomo era riuscito a distruggere il mondo. Mi fa pensare alle parole piediluvio. Ma la guerra. Plenilunio. La guerra non cambia mai. Piediluvio? L'ho già detto? Pensa di sì. Vabbè, mi piace. Comunque sì, la guerra non cambia mai. Quando radiazioni, tutto ebbe inizio, atomiche, in migliaia conobbero la salvezza dagli orrori in enormi rifugi sotterranei. Sì, volte. Oh, lo so già, fratello, l'ho giocato 10.000 volte questo gioco, su. Ma quando tutti tornarono in superficie, taglia corto, cazzo! Tutto voglio quello che trovarono fu una zona contaminata. Cioè, io tutti, ho fatto aspettare queste persone 3 anni per dargli questa stazione così lenta, porca troia, dai, su. Dal giorno in cui era iniziata la pioggia di fuoco dai cieli, la massiccia porta di acciaio del Volt 101 si chiuse e mai più si riaprì. Non stai riuscendo ad essere drammatico. È qui okay? Che sei nato. No, ho visto episodi di Peppa Pig molto più drammatici di questo. Perché nel Volt 101 nessuno può entrare e nessuno può uscire. Ma andare via, quello che cazzo. Comunque, il concetto è quello, lo sapevo già. Grazie per le informazioni comunque. Ah, ok, adesso che questa cazzo di tirannia è finita, questa specie di intro, possiamo iniziare con la luce e sangue e mio padre che guarda la vagina di mia madre. No, non è mio padre, chi cazzo sei te? Sei la mia vera mamma? Perché non sento niente? Ah già, non ho messo il volume. Upsi dupsi, già iniziamo a sfagiolare. Oh. Ragazzi, non sono perfetto e dovete accettarmi per il cazzone che sono, che si scorda le cose più basilari. Comunque, riprendendo le ultime linee guida, figli di puttana. So che questo è un gioco molto vecchio, so che non ve ne importa niente perché in questi 3 anni vi bastava che postassi, che io caricassi qualsiasi cazzo di video cazzata di merda, non vi importa il gioco che gioco, lo so, vi adoro per questo. So che vi sareste accontentati di un video in cui ho la sciolta per 20 minuti. Ma, comunque sia, voglio provare a moddarlo, ok? Così lo rendo strafigo, ci aggiungo cose. Voglio renderlo più di un gameplay, ok? Voglio renderlo un'esperienza multimediale. Extra fica, motherfuckers. Questa è la mia voce da demone. La faccio ogni tanto, ma mi distrugge lentamente le corde vocali. Quindi, comunque sì, il sesso, ovviamente, sono un macio. È un maschio? Un maschio! Abbiamo un figlio, Catherine, un bellissimo e sano bambino. Oh sì, Catherine, vedo la tua coscia a sinistra. Oh, James, ce l'abbiamo mamma, fatta. Mammina cara. Un figlio, il nostro splendido bambino. Tanto creperai subito. Creperai per colpa mia perché ti ho spanato la vagina col mio super testone. Soccola. Ciao papi. Ciao papi. Dai addio a mami. Dai addio a mami. E togliti quella maschera da deficiente. Stai in una sala di parto, mica. Non lo so. Dai su. Allora, il nome del personaggio. Questa parte è sempre complicata. Io direi che Killoy, in onore dei bei vecchi tempi, in onore dell'errore di battitura che ho fatto anni fa, va più che bene. È un bel nome, no? Bellissimo nome, porca troia. Sembra che abbiano finito la proiezione genetica. Vediamo come sarai da grande.
Ma che cagata è? Sono appena nato, già mi fate vedere quando, come sarò a 50 anni? Cioè, che gusto c'è? Che cazzo di gusto c'è? Vabbè, allora. Le altre razze, senza offese razziste, ma fanno davvero... mi fanno vomitare le palle. Quindi... White power, ma lo fa... No, è una cosa orribile da dire. Ok, adesso mi sento in dovere di fare il nero solamente perché ho detto questa cosa. No, lasciamo stare. Allora, creiamogli un bel faccino. Niente male. Questo tipo triste con un taglio mezzo emo, mezzo non taglio, perché è tutto rasato. No. Questo tipo mezzo pelato, non lo so. Dai, un buon punto di partenza qual è, porca troia? C'è Billy Idol. C'è il fottutissimo Billy Idol. And I'm dancing with my sick girl. I am dancing with my sick girl. And there's nothing to lose and there's nothing to prove. And I'll be dancing with this bitch. I'll be dancing all alone. I'll be dancing tonight, I'll be dancing tomorrow. I'll be dancing with my sick girl. And there's nothing to lose and there's nothing to prove. I just wanna fuck your sister. I wanna fire around in a little asshole. That I don't give a fuck. I don't give a fuck. I'll break your phone. It's really big, really small. I'll make you laugh. What the fuck? I don't know, man. I don't know what I'm talking about, man. So stop laughing, take a meeting with me. And I don't really know what I'm saying. But it's cool, man, I like to speak English. It's good to learn English in school, man. It's cool language to learn too. Cause if you don't know English after fucking 2014, I don't know what you're doing on this earth anymore, man. I really think you should be confused right now. Because you're a really confused person, probably. Because you don't know English in 2014. Ok, scusate, mi scrive questa piccolo preambolo nella follia in Harvard. Allora, come cazzo io sto? Io non sto neanche pensando a quello che sto facendo, ma faccio questa paura. Allora, cosa voglio fare? Scelta casuale, sì. No, sei pronto, ma capai, ti pronto in culo. Secondo me è proprio il gioco, non esiste una bella pace. Ok, il massimo che posso fare allora è farlo un minimo assomigliare a me. Allora, colore e capelli. Neri, semplicemente neri. Simply black, neri. Allora, ma coffee black. E qui vorrei interrompere il gameplay per aprire una piccola parentesi intellettualoide. Cosa vuol dire swag? Da anni questo termine ha intaccato la coscienza collettiva ed è diventata parte della cultura di massa. Utilizzata da svariate celebrità, rapper e cantanti della sessualità non ben definita, questo termine swag è adesso parte del linguaggio giovanile. L'avvento di questo termine apparentemente insignificante è forse un sintomo di una società superficiale e consumistica che vede l'aspetto esteriore come elemento primordiale e principale dell'esistenza umana? O è questo solamente un infimo metodo per convincere le ragazzine di 15 anni ad essere più generose con i pompini? Sta zitto, Jonathan! Kill Minecraft! Boo! Ok, scusate. Non so che mi sia preso. Allora, dopo ore e ore di meticolazione... Sì, meticolazione, porca puttana. Meticolazione, più a colazione. Allora, dopo ore e ore di meticolosa creazione del personaggio... Ecco il risultato, l'abominevole risultato. Pam pam pam. Dove cazzo? Ok, come cazzo si gira? Ecco, questa è l'abominevole creatura che sono riuscito a creare. Allora, il mio tentativo era quello di fare un volto serio, ma allo stesso tempo buffo, con degli occhi, con uno sguardo intenso e folle. Ma invece è semplicemente ritardato. Guardate quegli occhi persi, così separati l'uno dall'altro. Sembra, non lo so, sembra tipo un Carlino anoressico in versione umana. Sembra Morgan Freeman dopo tanti anni di metanfetamine e impossessato da qualche alieno coi capelli bianchi. Non lo so, sono confuso, non so neanche che aspetto ha, non so neanche descriverlo, questa cazzo di coso. Però vabbè, questo è il nuovo Killoy. Per quanto sia discutibilmente inquietante e un possibile stupratore seriale. Assomiglierai molto a tuo papà. Ma lo spero per te di no, spero profondamente per te di no. Che ometto! Oh, mammina! Come stai? Sai che morirai tra qualche minuto, vero? Di tutti i tipi. Oh, ti vedo i piedini. Che persona sarà? Sei James, solo?
Che palle, sono appena nato, già mi chiedi che persona sarò. Non puoi caricare tutto questo peso su un piccolo bebè. Voglio solo... No, mammina, no! Voglio succhiare il tuo latte. Perché non c'è una scena in cui si deve succhiare il capezzolo della mamma? Sarebbe qualcosa di freudiano e psico. E molto conturbante. In un videogioco creerebbe molti scandali. Yeah! I'm a motherfucking baby, bitch. Che succede qua? No, papà. Ho chiuso il cancelletto. Fammi giocare nel mio box, ok? Non verrò da te. Stai sempre a dirmi cosa fare. Provi sempre a controllarmi. Lo sappiamo tutti che hai l'herpes al pene, papà. Smettila. Non rompermi le palle. Se vuoi controllarmi, vieni qua e prendimi, no? Sono un bebè dopo tutto. È morto. Perdi qua. Oddio. È un tasto per fare versetti da bebè. Guava. Bebè. Pava. Bebè. Motherfucker. So già parlare. Sono l'alfa e l'omega. L'inizio e la fine. Io darò su di lui quello che è sete di una fontana dell'acqua della vita liberamente. Oh, rivelazione divina. Rivelazione 21.6. Porca puttana, raga, quant'è profondo. Non sentite tutto di più adesso? Eh? Non sentite la vita che vi scorre dalle vene? Non sentite l'amore di Gesù Cristo? Non lo sentite l'amore misericordioso di Gesù? Non lo sentite l'odorino del suo sottopalla sudato dopo che è stato in palestra? Non si è lavato? Oh, la Madonna in salamoia, la sua misericordia ci riempano lo spirito di buona bontà cristiana. Oh, amen, fratelli. Amen. Che messaggio profondo. Non vi sentite più vivi. Non sentite tutti i colori più colorati. Le rose più profumate. La pelle dei bambini più soffice e dolce una volta che la cospargi di miele. Poi la fai annusare. Ah, Dio, faccio schifo. Faccio schifo.